SP Production, esattamente, con Speed. Speed, e Speed è un rapper emergente per il bacino d'utenza che è quello italiano e quello internazionale, mentre qui nel centro Italia sei già molto famoso. Esattamente, ci si prova comunque ad ampliare ed espandere la propria musica verso il pubblico, appunto, che mi segue. Hai già fatto molti pezzi, noi già ti conosciamo, e l'ultimo è Ya Me Ama. Esatto, è l'ultimo pezzo che ho fatto uscire, si intitola Me Ama, ed è un pezzo che ho fatto in gran parte in spagnolo. La scelta dello spagnolo è stata appunto perché in questa canzone volevo tramandare un messaggio al pubblico che secondo me e secondo i miei pensieri ciò che volevo tramandare riusciva molto meglio mediante lo spagnolo, ecco. E quindi ho scelto di utilizzare lo spagnolo in questa canzone, tra cui ho fatto anche un videoclip che è uscito qualche giorno fa ed è stato sponsorizzato e pubblicato da migliaia e migliaia di persone. Infatti ringrazio qui. Bello il video perché l'ho visto, bella la canzone, bello il testo. Bella anche perché entra subito, è subito orecchiabile, quindi impari bene il ritornello. Io non ho tanta memoria, quindi te lo dico di gran cuore. E mi piace anche perché non c'è volgarità nelle parole e comunque arriva. Non c'è bisogno di essere volgari, dire parolaccio o quant'altro per arrivare al pubblico. Esattamente, esattamente. È ciò che penso anch'io. E penso anche che in questa circostanza e in questo brano non era necessario e non era manco di target, diciamo, aggiungere un lessico non appropriato o un lessico volgare, anche perché ciò che volevo tramandare al pubblico era il messaggio di una ragazza innamorata di un ragazzo che purtroppo non l'amava più. Un ragazzo che aveva cambiato via, aveva cambiato sentiero, diciamo, ecco, aveva cambiato sentiero. E tutto ciò riguarda anche alla femmina, perché con il tempo poi si scopre che lei praticamente non amava più lui e lui era innamorato di lei. Quindi c'è il risvolto nella canzone stessa. Esattamente. E raccontaci un po' come avete girato il videoclip, perché so che siete stati a Firenze, poi l'avete girato a Rimini e Riccione. Il video è stato girato a Firenze, è stato scelto di girarlo a Firenze appunto perché il primo slancio per me è stato lì, e quindi per gratitudine abbiamo scelto di fare il nuovo video ufficiale a Firenze. Mentre la scelta di Riccione e Rimini è stato appunto perché la location rendeva meglio l'idea di ciò che io volevo mandare al pubblico, e quindi il messaggio vedevo che era molto più concreto, un messaggio che trasmetteva veramente qualcosa grazie alle palme, ma nello stesso tempo un mare e una sabbia non curate, un mare dopo un lungo inverno, e tutto ciò grazie al sole poteva essere una situazione molto armonica, una situazione di felicità, di serenità, ma nello stesso tempo un momento di malinconia, una situazione molto malinconica, un vuoto all'interno di questa persona che alla fine non è nient'altro che uno stereotipo, che può essere maschio o femmina, che praticamente aveva perso l'amore della sua vita e quindi si ritrova con un grosso vuoto all'interno che non riusciva più a colmare. Il video è stato pubblicato e sponsorizzato in tutta Italia. Stiamo cercando di mandare il pezzo veramente in tutta Italia e stiamo cercando dei contatti per mandarlo all'estero, principalmente in Spagna, appunto perché il pezzo è spagnolo e quindi potrebbero anche apprezzare di più.
se volete cercarmi, se volete seguirmi, seguire i miei progetti, seguire i miei progressi, basta che andate sulla pagina ufficiale SpeedOfficialGG su Instagram. Per cercare il pezzo su YouTube basta digitare Speed e di fianco Meama, quindi Speed artista più nome del brano. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del mio video, coloro che mi hanno seguito, da sceneggiatura, video editing by Bug, direttore artistico Vax. E volevo ringraziare il mio manager TNT che mi segue in tutto ciò che faccio e credi in me. Ringrazio voi in primis che mi avete sostenuto, mi state sostenendo e spero veramente mi sosterrete anche in questo periodo appunto di carriera. Volevo annunciarvi che nonostante è appena uscito il video di Meama, ieri abbiamo iniziato le nuove riprese di fila, veramente un video bellissimo ragazzi, un video molto street, quindi per coloro che volevano lo street da Speed questa volta lo riceverete, ecco. Abbiamo creato questo nuovo video, scelto di girarlo come location a Fano, in un posto molto, molto street, molto di strada, e quindi per un pubblico diciamo più hard, più aggressivo, è ciò che aspettavano. A breve uscirà il pezzo con Shade, featuring Shade, e il video veramente sarà una bomba, ve lo posso garantire. E quindi mi raccomando, continuate a sostenere e seguitemi. Ora vi lascio con la visione e l'ascolto del nuovo video intitolato Meama. Spero davvero vi piaccia ragazzi. Un saluto da Speed. Ella me llama, da mucho tiempo miro que ella me ama. Dice que está siempre sola en su cama. Me piensa mucho cuando está sola en la playa. Ella me ama, beso tu boca, que en mis sueños no me habla, más me toca. Da mucho tiempo espero que ella me llama. Me piensa mucho cuando está sola en la playa. Ella me toca. Dimmi cosa pensi, quanto poi ripensi e pensi a me. Non ha senso questi controsensi, piango e penso a te. La chica mi gusta, se chiedi che amo rispondo tu. La chica mi gusta, se chiedi che amo rispondo tu. Ella me llama, da mucho tiempo miro que ella me ama. Dice que está siempre sola en su cama. Me piensa mucho cuando está sola en la playa. Ella me ama, beso tu boca, que en mis sueños no me habla, más me toca. Da mucho tiempo espero que ella me llama. Me piensa mucho cuando está sola en la playa. Ella me toca. Ora smetti di parlare, concedimi l'ultimo ballo. Io che ti prendo a morsi sopra il letto come l'altro capodanno. Tu coi capelli più mossi, io pieno di labbra di baci rossi. Guarda dove ci troviamo, siamo divisi in due diversi posti. Sai che non siamo più noi, da quando c'è lei. Sempre fissa nella testa mia, mi ripeti poi che senza di me è come una tempesta. Voli via, voli via, voli via. Yeah.